A tutti ben ritrovati e benvenuti sul mio canale. Io sono Angela, una pasticciona in cucina e oggi andiamo a decorare la torta al pan di Spagna. Prima pasticcera, mettiamo a scaldare 250 g di latte intero. Il latte si sta scaldando, andiamo a lavorare un tuorlo d'uovo con 40 g di zucchero. Aggiungo 15 g di amido di mais. E una bustina di vanillina. In alternativa alla vanillina potete utilizzare o la bacca di vaniglia direttamente nel latte, la mettete i semini mentre il latte si sta riscaldando, oppure potete mettere la buccia del limone. Ho preso il latte, adesso ne verso una piccola quantità all'interno dell'uovo. Vado a mescolare. E verso tutto all'interno della pentola. Dopodiché mi vado a spostare sul fuoco. Che mi sono spostata sul fuoco, ci vorrà pochissimo per preparare la crema. Mescolate continuamente con una frusta. Qui che la crema è pronta, vedete? Adesso la dovete far raffreddare, copritela con la pellicola e fatela raffreddare. Allora, abbiamo bisogno di un pan di Spagna, ci servirà della crema pasticcera. Io qui ne ho preparata, dopo nell'info box vi scrivo per bene bene tutti gli ingredienti e le dosi precise. Queste sono con 250 ml di latte ed un tuorlo d'uovo. Poi avremo bisogno di panna montata. Praticamente io ho montato questa panna già zuccherata, questa vegetale, è una confezione da 500 ml. Poi avremo bisogno, sempre per la ricetta, di un succo di ananas, non so quant'è, penso 200-300 ml. Poi 5 fettine di ananas che ho tagliato a cubetti. Stiamo dividendo il pan di Spagna. Adesso ne taglio un'altra piccola parte che la userò per decorare. La dobbiamo... Scusate il telefono che si è spento, quindi ne prendo una piccola parte. La userò poi per decorare, quindi questa adesso io la vado a tagliare a quadrettini.
sto togliendo queste parti qui scure. Allora, ho preso un piatto di portata, vado a posizionare il pan di Spagna che ho tagliato e adesso lo andrò a bagnare con il succo di ananas. Scusate, ma oggi il telefono non so che c'ha, tende continuamente a spegnersi. Bagnate bene, questo è il disco quello che sta sotto, quindi serve. Adesso prendete la crema pasticcera, io ho preso la crema pasticcera che ho già preparato, prendo la panna montata, ce ne metto un pochino dentro, ecco qui. Adesso vado a versare la crema pasticcera con la panna sulla torta. Adesso sulla crema pasticcera mettete l'ananas tagliata a pezzetti.
Io ho tagliato 4 fettine di ananas. Vado a ricompattare la torta. Adesso la vado a bagnare anche in superficie poco poco. E adesso vado a mettere la panna in superficie. Ci vorrebbe, avete presente il piatto quello che gira? Ecco, non vedo quello che sto facendo. Della serie il cake design non fa per me. Ci ho provato. Finisco, diciamo, la decorazione. Ed ecco qui la mia torta mimosa. Lo so, non sono bravissima, però io la, diciamo, vi faccio tanti auguri a tutte voi donne. E niente, è il mio regalo per voi. Vi ringrazio per la visualizzazione e la pazienza. E se vi fa piacere, lasciatemi un like.
Se è la prima volta che capitate qui sul canale, iscrivetevi. Invece, se preferite ricevere le notifiche per le nuove ricette, cliccate sulla campanellina rossa, quella in basso a destra sotto al video. Nell'info box trovate la ricetta spiegata passo passo. E a me adesso non rimane che augurarvi una buona torta e una buona festa della donna a tutte quante. Ciao ciao e alla prossima!